Luogo Comune vuole che le 125 non siano più oggetto di interesse per i giovanissimi, che siano interessati ad altro. I volumi di mercato dicono che sì, i tempi d'oro sono altri, ma se l'interesse è stimolato con i prodotti giusti, allora anche i ragazzini di oggi possono appassionarsi. E qui a ICMA 2019 andiamo a fare un giro delle migliori 125. Tantissime le novità presentate qui a ICMA 2019 da TM. Per limitarci al mondo delle 125, ecco un nuovo sistema di comando valvola elettronica con motorino integrato e senza cavo per MX, EN e SMR. EN e SMR hanno anche l'alimentazione a iniezione, mentre la MX beneficia di una nuova forcella da 48 mm di diametro. Novità sono comunque tante altre, tutte da scoprire qui a ICMA. Come potete vedere, lo stand TM è uno di quelli presi maggiormente in assalto dai sedicenni o comunque dai giovanissimi di cui parlavo all'inizio. Buon segno! Rieku rinnova la sua Tango 125 arricchendola dalla versione Scrambler. Ruote entrambe da 17 pollici leggermente tassellate per affrontare ogni tipo di percorso. Sella ampia e doppia anche per il passeggero. Motore monocilindrico 125 raffreddato ad aria che non ambisce al massimo delle prestazioni ma ha un'ottima efficienza. Aprilia SX 125 ed RX 125, due moto identiche nella base meccanica, quindi telaio, sospensioni, motori e sovrastrutture. Quello che cambia ovviamente sono le ruote, entrambe da 17 pollici per l'SX, da 21 all'anteriore per l'RX, per affrontare i terreni più difficili. Le modifiche fondamentali riguardano l'estetica, quindi diversi dettagli fra cui il manubrio in anodizzato nero, strumentazione digitale come su tutte le ultime novità. Tra i marchi più attivi nel campo delle 125 sicuramente c'è Brixton. Per il 2020 sono attese la mini bike Crossfire XS, la Crossfire prima 125 di Brixton con raffreddamento a liquido. Più avanti, sempre nel corso del 2020, sono attese Rayburn e Fastburn. È proprio una 125 questa, la SE Factory, la grande novità di Sherco per ECMA 2019. Forcella steli rovesciati con steli da 48 mm di diametro, grafiche factory, mappature del motore selezionabili mediante pulsante, nuovo pistone e pacco lamellare più efficiente. KTM Duke 125, faro anteriore a LED, display dell'infotainment ricco di funzionalità, fra cui anche quella che permette di gestire il proprio smartphone e quindi gestire anche le chiamate o l'ascolto della musica. Una moto pensata espressamente per i giovani che un giorno magari aspirano ad avere la 1290 Super Duke R. Nel frattempo motore da 15 cavalli raffreddato a liquido. Se le 125 sono il vostro pallino, lo stand Beta è una tappa obbligatoria per voi. Il marchio italiano punta forte sul motore a due tempi, disponibile appunto nelle cilindrate 125, ma anche 200, 250 e 300. A livello di moto il pezzo forte è la nuova Enduro RR, per fortuna presa d'assalto dai giovanissimi come possiamo vedere. Rivista nel motore, nella ciclistica e nel design, è disponibile anche in versione racing. Fantic ritorna alle competizioni mondiali e il protagonista è inevitabilmente lui, il motore 125 a due tempi, utilizzato sia per la XX che per la XE, cross o enduro, cioè questa. Base tecnica è la Yamaha YZ, con però motore rivisto da Fantic e sovrastrutture proprietarie. Ovviamente però se si parla di Fantic e se si parla di 125 non si può non venire a dare uno sguardo al mitico Caballero. In ogni caso non mancano dettagli curati come per esempio la forcella a steli rovesciati. Se ci fosse una classifica dalla 125 più tecnologica, questa vincerebbe senza dubbio a mani basse. Il merito è soprattutto del motore, innanzitutto omologato Euro 5, poi l'unico della categoria con fasatura variabile, il che permette di avere una risposta piena ai medi e ai bassi e un allungo superiore di 1000 giri rispetto alla versione precedente, per un totale di 10.000 giri.
l'interesse attorno a questa moto è molto elevato, lo apprezziamo. Tra le altre modifiche anche una frizione antisaltellamento rivista e pneumatico posteriore più largo, da 140. SVM Varez 125, questa è la versione definitiva della moto che a EICMA 2018 si era fatta vedere in forma di concept. Questa invece già nelle concessionarie ha un prezzo di 4.290 euro, motore raffreddato a liquido, serbatoio sotto la sella per accentrare le masse e forcella a steli rovesciati. Insomma, una moto curata. Guardatela e provate a dire se direste che costa 2.490 euro. Look è molto curato, faro in stile KTM, telaio perimetrale, motore 4 cilindri, potenza di 12 cavalli e mezzo non è al top, così come manca per esempio l'ABS, c'è cioè però il CBS. In ogni caso, se si parla di convenienza, battere questa moto è davvero difficile, se non impossibile. Mondial, marchio 100% italiano, 100% design. Questa è la novità presentata a EICMA 2019, cioè la Flat Track. Prezzi non bassissimi, 4.290 euro nello specifico, ma giustificati ampiamente se si va a guardare la moto da vicino nei dettagli e se si legge la scheda tecnica. Motore doppio albero a cambio in testa, 4 valvole, piaggio e raffreddata a liquido. Massimo della potenza possibile, cioè 15 cavalli. E un display di infotainment moderno e facilmente leggibile. Kawasaki Z125, non è una novità di EICMA 2019 perché è stata presentata l'anno scorso. A proposito, su Red l'abbiamo già provata, se non l'avete visto andate a vedere la prova. Ciclistica semplice ma efficace, motore doppio albero a cambio in testa, raffreddato a liquido, 15 cavalli. È un'ottima qualità generale, a un prezzo inferiore ai 4.000 euro. Se vi piace il look delle supersportive, GSXR 125 fa per voi. Look appunto da supersportiva in miniatura, motore che funziona molto bene, ciclistica semplice ma anch'essa efficace e una delle poche questa moto ad avere l'avviamento keyless. Prezzi intorno ai 4.500 euro, 4.600 con questa livrea blu. CB125R è la più piccola delle Neo Sports Caffè di Honda, più piccola solo nella cubatura del motore, 125 appunto, e nel prezzo 4.490 euro. Non tra i più bassi all'interno della categoria delle 125, ma giustificato da una componentistica al top. Forcella a steli rovesciati, il display TFT generoso nelle dimensioni e pinza d'attacco radiale. Motore raffreddato a liquido da 13 cavalli e mezzo.